Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti su Lele King TV. Come sapete abbiamo terminato questa collezione, adesso vi farò vedere l'album completo. Questo è il primo album completo della collezione 2019-2020, cioè di questo anno, ragazzuoli. Questo anno in cui sono successe moltissime cose in questa stagione calcistica, non soltanto ragazzuoli, a livello proprio nazionale e globale. Quest'oggi a darci una mano a vedere questo album completo al 100% ci sarà Anita, eccola qui con le sue manine, ci darà una mano a vedere questo album. È successo anche un qui qua con questo album, perché c'era una Qui figurina qua molto qua. simile a Anita Rite, perché praticamente c'era una figurina molto simile che io credevo che avevo attaccato male, l'avevo attaccata al posto dell'altra, ho fatto l'ordine poi di quell'altra figurina. Voi mi avete scritto nei commenti, però io ero convinto al 100% di aver sbagliato, invece no, sono due figurine molto simili su questo album. Purtroppo l'Euro Publishing, secondo me, lì ha sbagliato, ha toppato. Però, devo dire, molto veloci nella consegna delle figurine mancanti, questo gli va dato atto all'Euro Publishing. Gli album non sono neanche così brutti, devo dire la verità, non sono brutti. Questo è il secondo anno che noi completiamo l'album della S Roma. Di Euro Publishing c'erano anche le card di cui io non ho voluto fare la collezione, quindi ragazzuoli non ce l'ho scambiate, ne ho pochissime, non ho voluto fare la collezione delle card, non mi piacevano queste card in 3D. Quindi siamo pronti a iniziare, andiamo a vedere subito questo album completo. Anita ci dà una mano a sfogliare. C'è lo stemma della Roma, completo al 100%, eccolo qui. Uno, due, tre, Composto da quattro. quattro figurine, ci fa vedere Anita, perfetto. Questo Poi è la prima, questo è il due, questo è il tre, questo è il e devo dire quattro. che questa pagina qui mi piace in modo particolare. Questo stemma è bellissimo su questo sfondo Anche a me. rosso. Allora, giriamo. Qui c'è tutto il calendario, come sapete. Qui c'è la squadra, ma Però, non sono figurine, ragazzuoli. guarda, ma hai notato che qui c'è solo il rosso più chiaro e fa scritte Sì, c'è scritto S Roma. Brava. di ielo, tipo per far vedere che sto rivielo. Qui c'è la rosa. Come vedete, c'è tutta la rosa. Ecco qui, non sono figurine. Qui c'è la rosa in figurine, dal primo all'ultimo calciatore della rosa 2019-2020. Ok, ragazzuoli? Logicamente non ci sono quelle del calciomercato invernale, quello di riparazione. Forse questa è una cosa che l'Euro Publishing potrebbe migliorare. Secondo me potrebbero lasciare una parte di 5-6 figurine ipotetiche in cui poter inserire i nuovi innesti, magari mandandole con l'ordine poi che viene fatto delle mancanti. Secondo me questa è una cosa che potrebbe migliorare l'Euro Publishing in queste edizioni, perché poi non c'è soltanto l'edizione della Roma di questi album, ma c'è quella dell'Inter, Milan, Juventus, non mi ricordo se c'è anche il Napoli. Qui i nuovi giallorossi, si parla logicamente degli acquisti del calciomercato estivo. Però questo è un fumetto, vedi? Che Sembra un fumetto, è vero, sembra un ci sono fumetto. scritte. Qui ci sono le maglie, tutte e quattro le maglie Questa della è Roma. quella nuova che è uscita in questi Questa sembra tempi. un po' quella di Sì, Flash. perché quella è uscita in questi tempi, è vero? Questa è Ok. quella vecchia, questa è quella No, questa è la superiore. prima maglia, questa è quella di trasferta, questa dovrebbe essere quella delle competizioni europee, questa è quella di allenamento. Wow! Ok, qui abbiamo Paolo Fonseca, allenatore della Roma, in sempre 5 figurine, perché per ogni membro della rosa, tra cui anche l'allenatore, ci sono 5 figurine da attaccare, di cui una è speciale. Giriamo pagina e troviamo Paolo Lopez e Daniel Fusato, i due portieri della Roma. Poi giriamo ancora e troviamo Mirante, una sicurezza in porta per la Roma. Smalling, che speriamo che venga riscattato quest'anno. Poi abbiamo Zappacosta. E qui c'è il qui qua qua, ragazzuoli, perché io avevo questa figurina attaccata, mi mancava questa sotto che era la 64. E io vi giuro, ragazzuoli, ero convinto di aver attaccato la 64 al posto della 62. Ho riordinato anche la 62, poi mi sono reso conto che era la stessa figurina. E poi mi sono reso conto dai vostri commenti che invece l'avevo trovata. E quindi sono andato a ricercare e alla fine l'ho attaccata. Poi l'avete visto nel video, insomma, finale dell'ultimo ce l'ho mi manca di questa collezione, che poi alla fine l'ho attaccata. Sono due figurine molto simili. Infatti, io dico: ma può essere che non c'erano altre figurine Sì, ma Zappacosta? guarda, È vedi? vero? Sono Sì. proprio identiche. Sì. Cambia leggermente la posizione del corpo e del pallone, Sì. ragazzuoli. È vero che Zappacosta ha giocato talmente poco che era difficile trovare altre immagini di Zappacosta, per carità, questo sì, però
l'Europublishing magari si poteva inventare qualche altra cosa, insomma, mettere due figurine molto molto simili di un giocatore, non l'ho trovata una cosa furba, diciamo così, non l'ho trovata una cosa furba. Poi abbiamo qua Juan Jesus, poi abbiamo Alexander Kolarov, poi abbiamo Setin. Poi abbiamo Davide Santon che è arrivato a Roma nello scambio con Nainggolan all'Inter e Santon e Zaniolo alla Roma nella scorsa estate, non quest'estate, quella ancora prima. Federico Fazio, giocatore d'esperienza. Gianluca Mancini che è arrivato dall'Atalanta, giovane difensore centrale di 23 anni. Poi Florenzi che, come sapete, è stato mandato in prestito al Valencia, adesso non si sa se tornerà a giocare a Roma. Qui abbiamo Leonardo Spinazzola, E qui questo è abbiamo... il gioco. Queste abbiamo le carte che io non ho collezionato. Qui c'era per fare l'ordine delle figurine mancanti tramite ciotolino, io invece l'ho fatto online. Giriamo, qui E c'è abbiamo... tappo per il Cerca gioco. poi di mettere quelle carte. Qui abbiamo Brian Cristante, crea la tua squadra e cerca nelle bustine le special card, ok? Spiega come piegare i personaggi per fare il gioco. Esatto, qui c'è Brian Cristante, poi abbiamo Lorenzo Pellegrini, Jordan Veretout qui da questa parte, poi giriamo ancora, abbiamo il mitico Nicolò Zaniolo, grande, speriamo che la Roma non lo ceda in questo calciomercato, e poi Javier Pastore. Andiamo avanti, giriamo ancora pagina, abbiamo Amadou Diawara e Antonucci che è stato mandato anche lui in prestito in Portogallo, Mkhitaryan, giocatore armeno della Roma, Under, Kalinic, Perotti, poi abbiamo Edin Dzeko, il nostro bomber, diciamo così, Justin Kluivert che ancora non riesce a sbocciare al 100%, non riesce a dimostrare tutte le sue capacità in campo. Poi abbiamo le statistiche della squadra, quindi i campionati Scudetto disputati, gli della scudetti, Roma. le Coppe Italia, le Coppe delle Fiere, Supercoppa Italiana, insomma, ecco qui ci sono i trofei. Questa è la prima, Qua ci questa è sono la i seconda. goleador della Roma, che come vedete c'è in testa Francesco Totti, poi a seguire Pruzzo, Amedei, Walk, Manfredini, Montella, Dzeko, Balbo, Del Vecchio e Da Costa. E qui poi le presenze anche, sempre Totti in testa alla classifica, anche delle presenze seguito da Daniele De Rossi. Poi troviamo l'Under 15 che è stata campione l'anno scorso. Qui abbiamo la primavera, in quanto riguarda la primavera della Roma, che ha sempre Che sfornato ottimi giocatori. Cos'è? buffo questo Ti con fa questa ridere? maglietta. Quello è il portiere, ecco, che porta quella maglietta. E qui, ragazzuoli, abbiamo la squadra di calcio femminile della Roma. Eccola qui. E poi abbiamo l'ultima figurina, che è quella relativa alla curva sud. Molto bella anche questa. Mi piace. Ci sono tutte le bandiere, hai visto? È bello. Quindi, ragazzuoli, per questo album di Euro Publishing della S Roma 2019-2020 è tutto. Noi vi salutiamo. Sì, Giusto? vediamo al prossimo video. Ciao a Esatto, tutti! ciao a tutti!